Gianna Nannini. Grazie ragazzi. Che meraviglia, Gianna Nannini, a che tempo che fa? Sono 7 anni che non ci vediamo. 5 dall'uscita del tuo ultimo disco. Che avete sentito che apertura questo pezzo? Che meraviglia, proprio un'aria d'opera. Grazie. Adesso andiamo a sederci. Volevo mettere l'asta qua. Tanto, no, sta attenta che sale la scrivania. Senti, volevo dirti una cosa. Intanto sei nell'anima. Dove vai? No, stai qua. Sei nell'anima. No, cadevo nella buca. No, è la buca, non voglio. Sei nell'anima staccato. Nell'anima. Sì. Sei tutta ad un pezzo. Però. No, dico, ma come mai? Perché mi hanno detto tutti, ricordati che è staccato. Ma io tanto non lo devo scrivere. No, è staccato per un fatto grafico, si vedeva meglio. Ah, ok, vedi? Poi un po' per distinguere dal fatto che l'altra è tutta attaccata con l'apostrofo. Ok, perfetto. E poi così si vede subito l'anima. Sei anima, sei anima. Dove sei tu? Dove stai? È qui. Qui dentro, certo. Perché questo disco, allora, tanto vi dico una cosa, io me lo sono sentito tutto naturalmente perché ho avuto il privilegio di averlo in questi giorni. Andiamo a sederci, forse sono arrivati i pesci, vai, così ti accomodi. Il vinile non ce l'hai, scusa. Adesso arriva anche il vinile, no, cioè, certo, bravo, abbiamo tutto. Mi preoccupavo un attimo. No, c'è anche il vinile e adesso me lo... Allora devi avvicinarti con la poltrona, aspetta, ti aiuto, se no... Mi mettevo comodo, grazie. Se no non ce la fai. Grazie. E no, però ho fatto tutto sto... ti dicevo, la parola chiave di questo disco, che percorre tutte le canzoni, è proprio anima. Perché, voglio dire, sono 12 canzoni tutte 9 inedite, no? Tutte. Sì. Però questo è un viaggio che ho fatto un po' dentro di me, perché prima volevo fare un disco di cover della musica afroamericana dell'epoca di Motown Records. Però mi sono messo a fare dei testi e poi non sono stati approvati da un punto di vista degli autori che avevano fatto in inglese. Quindi ho pensato che la mia lingua italiana forse era un po' sottovalutata. E allora ho detto, io lo facevo anche per un discorso, sentire questi pezzi già conosciuti in italiano, sono più belli, no? Pensavo. Non per un fatto certo. Di chi è meglio, ma solo per far capire quanto è importante la nostra lingua, che nell'opera aveva sempre avuto una risonanza mondiale, un po' meno adesso, no? Quindi, siccome non c'è stata questa possibilità, ho detto, che faccio? Me le scrivo tutte 9. E però, siccome cercavo una strada soul, un approccio più blues, rock soul, c'avevo il titolo già pronto, l'ho chiamato Sa nell'anima. No, tra l'altro, davvero, c'è... insomma, c'è una dose di... come si può dire? Di autenticità nelle canzoni. Per esempio, se ne è parlato molto in questi giorni per la tua frase che hai spiegato nelle interviste sui giornali, quando hai detto sono nata senza genere, a proposito di una canzone che si chiama 1983, che Gianna Nannini dice quella è la mia vera data di nascita. Che cosa è successo in quel momento? Dillo al pubblico. Troppo raccontare. No, è un po' una storia di, capito, un modo che abbiamo noi. Bisogna capire che tutta la frase dice la morte è obbligatoria, ma l'età è facoltativa, perché c'è una forma di razzismo, di discriminazione sulle persone anziane, no? Cosiddette. Quindi sì. Ho pensato, c'è una possibilità di darla agli altri, questa possibilità di dire, sai cos'è? L'età è facoltativa. Hai assolutamente ragione. Vero? No, allora poi, molto lungo il discorso. È molto lungo, ma difficile la mia vita, insomma. È molto, molto interessante. Un momento della tua vita in cui però tu hai sentito che lì potevi rinascere, insomma. No, adesso sono proprio nata. Sei proprio nata, in qualche modo sei proprio nata. E beh, insomma, comunque è stata, ti dico, anche, insomma, anche leggendo le cose che hai detto, appunto, e sentendo, ascoltando il disco, ho capito che c'è una coerenza forte in tutta questa operazione. Insomma. Sì, è molto coeso questo disco perché viene proprio da dentro i testi, ho cercato degli autori con cui collaborare che fossero più adatti, no? A questo tipo di genere musicale, che sono un pochino più rigida, invece qui bisogna un po' lasciarsi andare, no? Così all'indietro. E allora, per cercare questo nero dentro di me che ho da tanto tempo, da tempi di Janis Joplin, e volevo esprimere finalmente un disco così, che veniva dall'anima. Ma che bello che anche il Bravo. Vinile. Eh? No, vinile è importante. Sono dei pezzi bellissimi. Poi ciascuno ha i propri, quelli che No, sono contenta che l'hai sentito tutto. Poi ti mancava l'ultima canzone, non l'hai sentito.
Sì, ho sentito anche quello adesso. Sì. No, Stupida emozione, per esempio, a me è piaciuto tantissimo. Beh, questa è stata la prima che ho scritto insieme a Beppino De Capri. Ma è una canzone perché devo cercare una persona adatta a questo genere di musica. Il primo che mi è venuto in mente italiano, chi era? Lui. Beh, sì, fatto bene, bellissimo. Complimenti, vero? Bellissimo. Sai che quest'anno per te è un anno di grandi anniversari, perché sono passati 45 anni da California. Ah sì, quella vita precedente. Mamma mia. 40 anni da Fotoromanza. Anche quella vita quest'anno, precedente. Quest'anno mi sembra. Sì, adesso, 40 anni. Beh, insomma, io ce l'ho 41 un anno, infatti. è proprio l'83 l'anno in cui invece scrissi la canzone. Due vite fa, quindi prima della prima, tu eri. Ho letto che eri una grande fan di Massimo Ranieri. Sì, tanto. E che l'hai inseguito in motorino. Sì, sì, l'ho anche caricato dietro la moto al Principe Monti di Reggio. Davvero? No, sì, lui stava facendo un film. Scusa un attimo, paura. Voleva venire, poi abbiamo fatto un servizio fotografico e lui con la mia moto insieme, però lui, io non ero famoso. E lui è uscito, diciamo, nella foto, nella copertina. E me non c'ero, io c'era la moto, però io contenta c'era la mia moto con lui sopra. Tu sei, ci siamo, ho visti oggi durante le prove, cioè sei veramente pazzesca, perché hai questa potenza del rock nella tua voce, nel tuo modo di essere, nei testi, in quello che dici, e poi c'è questa tradizione melodica italiana proprio dell'opera, cioè tu hai studiato tanto musica, insomma, quindi. Ma io ho studiato, poi sono pucciniano, cioè, sono stato a Viareggio, insomma, Torre del Lago. Cioè, la melodia non è che la impari a scuola, o ce l'hai dentro. Anche perché tu a scuola andavi benissimo, tranne che in musica. No, andavo male a solfeggio, 5 volte, mi hanno bocciato 5 volte. Per dire, capito? Vedi com'è. Vado molto a tempo, ma c'è un motivo. Qual è il motivo? C'è un motivo, dovresti venire qua però, ci vuole una sedia, ti faccio il motivo. Ah, per spiegarmi il motivo ci vuole una sedia, portate cortesemente una sedia, non so cosa... No, poi è una storia vera. Cioè... Sì, sì, ha visto, non c'è problema, mettiamola... Però, te dovessi fare Gianna, però è qui. Io devo fare Gianna? Cioè, aspetta, ricapitoliamo per chi si fosse. La lezione di musica. Io ho chiesto, ho detto, non andavi bene a scuola, lei ha detto in solfeggio. Devi fare Gianna. Però. Beh, lì, adesso mi devo mettere qua? Sì. Sì. E ti faccio vedere. Fai conto che qua c'era una lezione pianoforte. Sì. Il maestro. Sì. Era il maestro del coro che mi aveva bocciato durante. Avevo 7 anni a quell'epoca. Mentre cantavo la prova, diciamo il provino per essere ammessi era Fratelli d'Italia. Sì. E io lì lo facevo tutto fuori tempo, andavo per cazzi miei, capito? Zac, fuori dal coro, pensa traumatizzata. Che, un genio. Traumatizzata. Mi chiamava Bobo Sette. Allora, si chiamava? Bobo Sette, Bobo a Siena è una parola il lupo. Folk, insomma, che vuol dire lupo, nero, manaro. Cioè, per cui facevo paura come cantavo. Io però mi sembrava di essere tanto brava, ho detto impossibile che mi buttano fuori, me e la mia compagna di banco Maria Vittoria. Allora anni dopo, 13 anni, questo maestro, ce n'era una sola a Siena, insegnava pianoforte, e quindi questo maestro, purtroppo anima sua non c'è più, quindi vabbè. Allora fai conto, facevo lezione di pianoforte, ma prima di fare il pianoforte si faceva il solfeggio, quindi te tieni a sinistra il microfono, ok, e veniva fuori così. Gianna, te sei Gianna. Sì, sì, grazie. Do, no, do, no, do, oh. No, Gianna, ma era un porco. Da fuori tempo poi. Ma era un porco, ma scusa, era un maiale. Sì, succedono queste cose anche a 13 anni, insomma. Ma, ragazzi, qua altro che Rosa Chemical, qui... Per fare capire, se non si capiva. Ho capito. Cosa può succedere in queste situazioni? Ma scusa, ma era un maiale. Ora, meno male che ho fatto. Meno male che ho fatto me, cioè te hai fatto me, se no che sei male. Sì, sì, sì. Ma scusa, ma e quindi ti ha bocciato per tenerti lì? No, lui mi ha bocciato prima, poi dopo, durante le lezioni, forse io anche ero preoccupata, cioè, devo stare anche buona, perché se no mi ribocciava un'altra volta anche al pianoforte. Pensa, ho detto ma, no. Ma pensa te, ma è un mostro però. No, vabbè, insomma, purato non c'è neanche più, mi dispiace. Ho capito, ma insomma, diciamo, parlandone da vivo, insomma, senti... una cosa seria però. Molto seria. Anche perché a quell'età lì poi non le racconti le cose, le tieni dentro e diventano dei drammi. Lo credo, ma lo credo. Bisogna raccontare tutto, questo è il concetto. Hai ragione, non facile. Senti,
Tua figlia Penelope dice ancora che è la più bella voce del mondo? Sì, le ho chiesto anche oggi, ho detto di sì, però l'importante è non canto in inglese. Poi... Perché? Dice, io in inglese sono stonata, ha ragione, perché non sono nativa inglese, quindi prendo altre potenze, cioè altre altezze di suono e hanno altri significati, capito? Ti volevo far vedere ancora una volta Sei nell'anima, eccolo qua, guardate che bello, mi piace molto il vinile, devo dire. Però... è un disco che va sentito nel vinile, perché a parte prendere un caffè al bar, che è come lo streaming... Però quando si fanno dei dischi così, che io reputo ad alto livello, con tutti i crismi, dall'orchestra, che ti chiami orchestra, insomma, voglio dire, i violini, sì, i musicisti che suonano, è una cosa da sentire nel vinile per me. Senti, ma sai che siamo tantissimo contenti che tu sia qui questa sera, perché ti vogliamo bene, perché... Mi fa piacere anche a me. Tu fai parte della vita di tutti noi. È un ritorno, perché... No? Ah, sì. No, ma... Poi ci siamo detti che torni a ottobre, l'hai mai detto? Ma hai promesso? Prima, l'hai detto alle prove. Ma hai promesso, a ottobre torni. Vediamo che c'è da fare. Vorrei fare un pezzo solo con la chitarra e voce. Lo diamo per fatto, cioè ci vediamo a ottobre. Sì, diamo per fatto. Ok, questa è bella notizia. Senti, tu sai che in questo programma c'è una colonna portante e una tua grande amica... che ti vuole un bene dell'anima, proprio un bene dell'anima, e so che tu vuoi tanto bene a lei, e quindi ho detto facciamole salutare, e quindi chiamerei Mara Maionchi. Bel pezzo, Hai detto Mara, ragazzi, hai detto Mara? Bello! Ah, perché lo vuoi scrivere? E fai bene, perché io non è che ti ho passato tanto facile la vita. No. Però, ceccia. A me piaceva questa cosa. Perché Mara ci vuole qualcuno che capisce il tuo talento, al pubblico, ti rompe tutto. Mara è stata la tua prima discografia, quella che ti ha scoperto. Lei proprio mi ha scoperto, proprio quando eravamo alla numero uno, alla casa di Lucio Battisti, c'era lei, Claudio Fabi. Comandavano loro, sono arrivata col pianoforte. Col pianoforte? E anche con degli stivali che lei se li ricorda ancora. Bellissimi, sì. Stivali tipo d'Artagnan che stavano fino a qua. Così. Molto belli. Puntavo tutto sugli stivali. Infatti gli stivali hanno fatto un certo colpo. Un certo effetto. Poi si è messa al pianoforte e devo dire lì ho avuto, lei ha sempre avuto ed ha questo modo di cantare così profondo, così... non cattivo ma così deciso, sì, che quello ce l'aveva anche quando scriveva delle canzoni che obiettivamente era meglio dimenticare, adesso diciamoci la verità, però questa cosa mi colpì moltissimo e quindi decisi di continuare e poi continuammo. Però si mise anche a piangere in queste canzoni. Sì, mi sono commossa, Troiaio, questa canzone Troiaio mi mise anche a piangere perché era lei che mi... come si chiamava la canzone? Troiaio, no, non Troiaio, che era brutta. Sì, no, ho capito, ma come si chiamava? Non era brutta, come, non era brutta, era un adolescente, era morta per autoproclamazione. Ho capito, ma non possiamo andare a impestare l'Italia con le canzoni degli adolescenti, bisogna fare delle... Ma magari sei tu che non l'avevi capita. Già, no, però ha pianto, quindi qualcosa senti. Perché ho pianto per te, perché avevi questa cosa. Ho pianto perché ho detto, poveretta, se pensa di cantare così queste canzoni siamo rovinati. No, ho pianto perché tu, questa tua comunicazione al di là della canzone era potente. Cioè ti ha commosso comunque. Molto, perché aveva questa, che è vero, lei ha questa comunicazione. Lei ha capito subito il tuo talento comunque. Sì. Ed è... Dopo era pesa, cioè, sì, era insopportabile, cioè, però a me piaceva, era insopportabile. Sì, perché adesso invece è cambiato. Non andava mai bene niente, quindi tornavo sempre più carica, approfondivo le cose. Approfondiva il rompimento di coglioni, scusate, approfondiva le cose, approfondiva niente. La verità è che però lei mi è sempre piaciuta e poi fortunatamente con l'incontro con Michelangelo Romano, Mauro Paoluzzi, che per te è stato sempre importante. Sì, meglio Paoluzzi, perché poi America Paoluzzi è quello che ha fatto tanto, abbiamo fatto America. Oh, e lì arriviamo al 1970.
giacca di pelle, siamo andati a comprarci a Mara Maionchi. Sì. Lì però nella tua, del corso. Nella tua prima precedente vita precedente. Hai capito. Beh, però ragazzi, però avevi anche qualche 6 mesi meno, voglio dire, America stava nel contesto generale. Fu uno strappo col passato. Fu un nuovo inizio, insomma, fu un inizio. Le altre due a me. Solo che ebbe più successo in Germania che in Italia. All'inizio più in Germania che non in erano Italia. Preparati a Roma, però devo dire che poi anche in Italia è rimasto un pezzo. Beh, insomma, io me lo ricordo quando uscì, ragazzi, è una roba seria. Sapete che abbiamo un video, un brevissimo frammento del video di America, lo possiamo mandare? Ti dispiace? No. Posso? Aspetta. Vai, mandiamolo. Cazzo, brava! Mi piace ancora. Guarda la foto, gli abbiamo fatto con l'America il era la copertina del disco. Sì, diciamo che non è una fiaccola quella, però. No, è un... Cos'è? Mi babbo credeva fosse un missile quando scoprì che invece era un vibratore. Ecco. Chiamò, non ce lo dire, scrisse una lettera. A lei? E disse, mi dispiace, ma mia figlia non si può chiamare Nannini di cognome. No. Ma davvero, purtroppo l'abbiamo persa. Perché non... No, però... Non mi chiamai Gianna Nanni, però durato 2 giorni perché poi si chiamava Nannini. No, lui poverino mi chiese se poteva cambiare cognome. Dico, puoi andare... Ma era una persona deliziosa. Dico, sì. Puoi andare in comune... disconosci la paternità e la chiamiamo in un altro nome, ma lei era giusta, era Gianna Nannini. No, ma ragazzi, però che storia, la storia di Gianna è storica. Ma io oggi, ma la carica, ma la vedete la carica che ha? Sì, l'anima sì. Nell'anima. No, diciamo che ci sono arrivato a fare questo disco, è difficile fare un disco considerato soul, mi sembra proprio una cosa un po' presuntuosa, però sicuramente mi sono avvicinata, penso. Eh sì, no, senti, poi stanno succedendo cose bellissime quest'anno, adesso diciamo, diamo le date del tour appena le trovo, ma adesso il 2 maggio su Netflix, peraltro, va anche in onda un film, proprio un film, che è La vita di Gianna Nannini, si intitola Sei nell'anima. Fino a 30 anni però. Fino a 30 anni. Sei nell'anima, si intitola per la regia della Torrini, Cinzia Torrini, che è tratto dalla tua autobiografia di qualche anno fa, e anche lì c'è Gianna interpretata da Letizia Toni e Andrea De Logo che interpreta Mara Maionchi, perché sono storici i vostri litigi anche. Tu una volta hai dato un pugno alla scrivania e hai spaccato il vetro. Sì, per non darlo a lei. Cosa avevi fatto, Gianna? No, me l'ha messo in conto royalties. Ma no, ti ho messo la lavanderia in conto royalties. Già prendevo un disco. In conto royalties ha messo sul futuro proprio. Certo, l'hai tolto dai tedeschi. Te lo meritavi. Scusa, ma una che va a far lavare i vestiti mi mette a me la fattura. L'ho stracciata davanti. Ma dico, ma non ti vergogni. Ma guarda, una roba. Comunque, questo perché film, i toscani sono un po'... Questo film, come Mara, è interpretata da De Logo. Ma io sono stata interpretata da una ragazza strepitosa. Ma pazzesco. Letizia Toni è un'attrice strepitosa. Ora vedrai, sì, non so che assomiglia anche molto. Io l'ho vista, l'ho conosciuta. No, ma la voce. Tutte e due toscane. Ha studiato il tuo timbro, addirittura. Ha studiato un anno e mezzo. Ma non avete idea di che cos'è? Esce il 2 maggio su Netflix. Abbiamo un frammento in cui ci hanno dato un frammento breve in cui ci siete voi due. Prego. Brava Gianna. Gianna. Ma è bravissima. Bravissima. Brava. Senti Gianna, ma penso sai che Mara è la prima volta che si rivede, no? Sì, non me l'ho mai vista. No, sai che il pubblico si stava chiedendo se chi cantava era l'attrice o eri tu, vero? Che vi stavate chiedendo quello? No, era lei. Era lei. Era l'attrice, brava. Ma vi rendete conto? Parte finale in moto che hanno ripreso dall'originale. Senti, ha fatto un grande lavoro sulla voce, non è una cosa semplice. Ma che impressione fa avere un film su di sé? Ma non è che è proprio una cosa, no, come si può dire, usuale. Siccome io non mi ricordavo, perché non mi guardo molto, attraverso Letizia Toni mi sono innamorata di me. Pure. Bello. Mamma mia, che sono piaciuta. Hai ragione. No, però una vita bellissima. Bellissima. No, bellissima, e devo dire... È stata un po' faticosa lì. Sì, però adesso... Però aggiungo da questa sera, dopo aver sentito Sei nell'anima, una vita bellissima ma molto molto intensa, molto vera, molto c'è molta verità e molta autenticità, certo. E come tutta l'autenticità ci sono gioie, dolori, sofferenze grosse anche, e gli artisti riescono poi a trovare un codice per raccontarle e farcele sembrare canzoni. Ecco, Gianna secondo me ha fatto questo con questo disco. Sì. Grazie.
E adesso parte il tour, diamo, sei nell'anima European Leg, 2 date in Svizzera, 9 date in Germania, 5 date in Italia, so che ti alleni molto facendo triathlon e Pilates. Eh? Sì, il vero Pilates. Non ho capito. Il vero Pilates, non serve a niente. No, Pilates, una parola, bisogna fare quello vero. Che sarebbe? Io lo faccio via Arto Pilates, quello col metodo originale. Duro come la Mara Maionchi, come mezzo. Duro come la... Ma non è vero, io non... No, nel senso che bisogna essere molto disciplinati. Triathlon invece lo faccio più che altro perché mi sento bene e quando vado in tournée non ho un problema, non ho dolori, cioè non mi faccio male, soprattutto... Io solo... Non solo fai male agli altri. Solo a dirlo mi stanco. Ma veramente... No, ma davvero, lei ha un'energia... Io 100 anni fa scusate, di che anno sei? 64. Ma l'età facoltativa? No, ma che sei facoltativa? Pensavo dell'861. Ma è uguale, se lo chiedi all'artrosi sono del 1861. Una sera abbiamo presentato, facevamo per la RAI, abbiamo fatto la presentazione dei palinsesti della RAI, ha fatto un concerto, lei, ti ricordi? Ah, sì. Ma tu non hai idea, io ero stanco per lei. Sì. Ma ero accanto a lei, ma tu non hai idea la mia stanchezza. Ma voi non avete idea, lei è uscita una rosa. No. Ma una potenza pazzesca. No, ma è fisicamente dotata. Molto. Senti, diamo le date. Tanto lei tornerà qui a ottobre, quindi poi le ridiciamo. Però quando cominciano le scuole. Facciamo vedere le date della tournée di Gianna Nannini. Esatto, noi siamo come la scuola. Diciamo però che in Italia sarai, diamo quelle italiane, a dicembre a Firenze il 14, il 16 a Torino, il 17 qui a Milano al Forum, il 20 a Eboli e il 21 dicembre a Roma. Poi tanto se ne aggiungeranno molte altre. Una meraviglia. Che bello che sei qua, Gianna. Sono proprio felice. Grazie anch'io di essere con voi. Mara, poi insomma, con loro. Sì. Io voglio loro. Vabbè, certo. Sai che. Grazie. Sapete, vi dico una cosa. Sapete che loro due, credo, adesso mi faccio raccontare da Gianna, hanno assistito a una rapina insieme a Milano. Pazzesco. Racconti tu? No, racconta tu, due pazze. Racconta a te, due pazze. No, Mara c'aveva il conto corrente in una banca, lì vicino alla Ricordi. Alla Cesare Pazzi. Io ero alla banca, alla casa discografica Ricordi, no? Mi aveva scritturato lei. E poi Gianna, andiamo a prenderci da prendere dei soldi. Beh, andiamo a questa banca. Cesare Ponti, sì. Sì. Si fa la fila. Diciamo una specie, sai quelle cose un po' anni 70, come si chiama la pellicina dentro, no? Che usavano un po' così. E allora... lei era davanti, la vedo che alza le mani. Eh sì, perché era entrato due con la pistola urlando: questo qua, mani, no? A quel punto lei comincia a urlare, stile suo, e scappa. No, non volevo aspettare che questi qui finissero la rapina, due coglioni. Scusa, siete uscite? Sono uscita con mio non avevi paura che vi sparasse. Stavo bello questo, perché lei sta uscendo. Non penso che c'era anche il palo. Sta uscendo dalla porta, io vado dietro. Poi io le vado dietro. Tanto c'ho il cappotto, penso. Sì, anch'io ho detto c'ho la pelliccia. Ma si poteva sparare a vista. No, sai che cosa? L'unica cosa è che invece di aprire la porta tirandola verso di me, l'ho aperta tirando, ho un rumore assordante. Siamo usciti, c'erano i carabinieri, li hanno arrestati, mi hanno fatto un fondo il capitano dei carabinieri dicendo: ma lei è pazza, ma questi sparavano. Vabbè, ma a me al momento mi sono girate le palle, ma io devo stare qui mezz'ora. Devo stare mezz'ora a aspettare che questi rapinino la banca. È tutto incredibile. Gianna, grazie di cuore. Facciamo un applauso pazzesco a Gianna. Mara è la più grande di tutti. Ha scoperto tutti lei. Però, Gianna, ci sarebbe un'ultima cortesia. Proprio un minuto. Allora, nel programma, oltre a Mara, un'altra colonna è Simona Ventura, no? Che... colonna portante. Sì. Che lei quando canta. Lei, che ridete? No, ride lei. No, perché lei è cinica. No, perché Simona adora cantare. No? Gli piace. Le piace tantissimo. E soprattutto quando vengono ospiti importanti, lei dice: mi piacerebbe tanto far sentire come canto. Soffre proprio, non far sentire come canto, meglio di no. Mi piacerebbe cantare. Vabbè, morale, una cosa bella. Ti dico che ha cantato anche con Claudio Baglioni. Sì.
qualche giorno dopo Claudio ha annunciato il ritiro. No, te lo dico, tu sai che lui è una persona gentile, ma è vero. Allora, tu, no, tu sei disponibile un minuto proprio? Sì. No, no, ma merita, eh. No, merita. Io sì, perché Simona Ventura. Va. Eccola qua. Devi portare il microfono, prego. Ciao, allora, grazie. Mara, noi ci alziamo in piedi, ci mettiamo un attimo qui davanti. Gianna, volevi l'acqua? Volevi l'acqua? Sono molto emozionata, non sì. Beh, molto vergognosa, più che altro. Grazie per mettermi a mio agio, certo, Mara. Vabbè, ma certo. Ora devo fare, cioè, noi, tu vai al pianoforte. Che cosa vorresti cantare? Beh, noi ci mettiamo qua, guarda. Gianna, che dici delle ultime due strofe? La cosa più difficile che canti tu, ecco, sì, sono le ultime due strofe di Sei nell'anima. Certo. Sei nell'anima? Sì. Certo. Ah. E Simona, tesoro, la vuoi nella tonalità originale o la abbassiamo? Assolutamente originale. Originale, perché è molto alta. Ecco, sì, ma bene, meno male che facciamo lo. Allora, ho deciso di fare una figura di palta. Di palta. Sì. Allora, signore e signori, c'è Gianna Nannini, quella vera, non sente il pianoforte. Ma invece la voce la senti? Sassa. Dovete alzare la cassa. Sì, prima di sera. Posso sì. Suonare? Non si sente. Purtroppo devo dire. Adesso che... si sente. Ah, si sente. La voce si sente? Sì. Sì, purtroppo. Ecco, quella sì. Allora. Perché è fondamentale. No. Cioè la conduzione. No, 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 va bene. Va bene, Gianna. Ma sei un corvo lì dietro, Gianna, io mi metto, guarda, mi metto io qua. Ti voglio ancora salutare e ringraziare adesso. Certo. Ecco, perché dopo non so. Tutti hanno diritto a cantare. No, scusa, no, scusa Nannini, allora, col cazzo che tutti hanno diritto a cantare. Qualcuno non ce l'ha. Vabbè, adesso non essere sempre severa. Simona, vieni qui, Mara. Vieni metto qui. Qui distante. No, no, vieni qui con me. Vieni qui con me. Vieni qui con me. Allora, Sei nell'anima, Simona Ventura con Gianna Nannini. Si aggiunge al tour di Gianna Nannini, Simona Ventura. No, scherzo. Grazie Simona, ci vediamo al tavolo subito dopo. Brava, brava. Signore e signori, Gianna Nannini.